Carissimi fratelli e sorelle, buona giornata, buon venerdì santo. È un giorno questo nel quale tutti quanti noi ci sentiamo avvolti dal silenzio non solo di questi giorni, ma da qualcosa che nasce nei nostri cuori al pensiero della croce di Cristo. Ieri ascoltavo una ragazza che diceva: mi mancheranno domani le processioni del Venerdì Santo. Sono le manifestazioni di fede che segnano questa giornata così grande e possiamo dire coinvolgono tutti, proprio tutti, anche coloro che forse in chiesa ci vanno di rado. Quest'anno però viviamo il Venerdì Santo nel segreto della nostra stanza, lo viviamo nell'intimità delle nostre case. Certo, potremo collegarci alle ore 15 con le nostre comunità parrocchiali, con la cattedrale, celebreremo la Passione del Signore. Alle ore 19 ho voluto che ci fosse la Via Crucis dalla Chiesa della Dolorata, la parrocchia che custodisce le statue che la tradizione cerignolana da secoli venera il Venerdì Santo, le statue dei misteri della Passione di Cristo. E poi questa sera tutti quanti credo che dovremmo riunirci davanti alla televisione per fare il più esercizio della Via Crucis con il Santo Padre. Potremmo dire che ancora una volta gli occhi di tutto il mondo saranno puntati su Piazza San Pietro, questa volta per meditare il mistero della croce. Ecco, vi è stato suggerito dal video di Don Giuseppe Ciarcello di adornare il presepe pasquale o il luogo della nostra preghiera con un segno rosso, segno del sangue di Cristo, ma segno soprattutto della regalità. Perché per noi cristiani la croce non è solo uno strumento di morte e di sofferenza, è lo strumento nel quale si manifesta la vittoria dell'amore di Cristo sul peccato e sulla morte, perché dall'alto della croce Cristo dimostra il suo amore, svela il vero volto di Dio e redime così l'umanità. E al centro del nostro presepe naturalmente c'è la croce. E io ho anche una croce che accanto a sé ha Giovanni e Maria. È segno che Gesù sotto la croce ha voluto formare la Chiesa e dal suo costato è scaturito sangue ed acqua, il simbolo dei sacramenti. Vedete, la Chiesa è stata generativa, la croce è stata generativa, la croce è stata come un albero che ha portato frutti. I frutti della croce sono la salvezza, i sacramenti, la Chiesa. Sono la grazia di Dio, dice il Papa, l'abbraccio di Dio all'umanità. Allora pregheremo seguendo lo schema dell'ufficio liturgico nazionale con un segno. Potremo vivere questo momento adesso, ma sarebbe bello viverlo con tutta la famiglia nel pomeriggio, quando riterremo opportuno, ma oggi è importante davvero che il nostro sguardo si concentri sulla croce, mistero dal quale scaturisce la nostra salvezza. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ricordati, Padre, della tua misericordia, santifica e proteggi sempre questa tua famiglia, per la quale Cristo tuo Figlio inaugurò nel suo sangue il mistero pasquale. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Preghiamo con le parole del Salmo 30 e con il ritornello delle parole che Gesù stesso ha pronunciato sulla croce. Diciamo insieme: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Difendimi per la tua giustizia. Alle tue mani affido il mio spirito. Tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito.
sono il rifiuto dei miei nemici e persino dei miei vicini, il terrore dei miei conoscenti. Chi mi vede per strada mi sfugge. Sono come un morto lontano dal cuore, sono come un coccio da gettare. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Ma io confido in te, Signore, dico: tu sei il mio Dio, i miei giorni sono nelle tue mani. Liberami dalla mano dei miei nemici e dai miei persecutori. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Sul tuo servo fa splendere il tuo volto, salvami per la tua misericordia. Siate forti, rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel Signore. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cari fratelli, oggi leggiamo il Vangelo secondo Giovanni. È la scelta che la Chiesa fa da sempre nel Venerdì Santo. Perché? Perché Gesù, nel Vangelo secondo Giovanni, ci presenta l'ora della croce come l'ora della sua glorificazione, quella nella quale innalzato da terra attira tutti a sé, non l'ora semplicemente del dolore, ma l'ora nella quale la gloria di Dio si manifesta tra gli uomini, non una gloria appariscente, ma la gloria dell'amore, la gloria della tenerezza, la gloria della salvezza. E leggiamo nel capitolo secondo Giovanni, il capitolo 19 secondo Giovanni, dal versetto 1 al versetto 6 e poi dal 14 al 42. In quel tempo essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo. Pilato compose anche l'iscrizione e la fece porre sulla croce. Vi era scritto: Gesù il Nazareno, il re dei Giudei. Molti giudei lessero questa iscrizione perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città. Era scritta in ebraico, in latino e in greco. I capi dei sacerdoti dei giudei dissero allora a Pilato: non scrivere il re dei giudei, ma costui ha detto: io sono il re dei giudei. Rispose Pilato: quel che ho scritto, ho scritto. I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti, ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato e la tunica. Ma quella tunica era senza cuciture, tessuta tutto d'un pezzo, da cima a fondo. Perciò dissero tra loro: non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca. Così si compiva la scrittura che dice: si sono divisi tra loro le mie vesti e sulla mia tunica hanno gettato la sorte. E i soldati fecero così. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Cleopa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco tua madre. E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Dopo questo Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse: ho sete. Vi era lì un vaso pieno di aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: tutto è compiuto. E chinato il capo, consegnò lo spirito. Era il giorno della parascene e i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco
e subito ne uscì sangue ed acqua. Chi ha visto le dà testimonianza e la sua testimonianza è vera. Egli sa che dice il vero perché anche voi crediate. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, quante riflessioni si possono fare sulla croce, ma forse davanti ad essa dovremmo rimanere semplicemente in silenzio. La croce non scompare dalle nostre chiese, dalle nostre case dopo la risurrezione, rimane come il simbolo della nostra salvezza, un simbolo che è così fortemente entrato nella nostra cultura che noi la troviamo nelle scuole, negli ospedali, nei tribunali. Io voglio dirvi qualcosa su questa presenza della croce e immagino che in questi giorni, soprattutto in quelle corsie d'ospedale che sono state attraversate velocemente da infermieri, medici, dai malati di coronavirus, quella croce abbia ricevuto tanti sguardi, sguardi di implorazione. Quante volte, nei luoghi più impensati, una croce parla. Eppure c'è qualcuno che ha voluto pensare di toglierla dai luoghi pubblici. Io voglio leggervi, sperando di non togliervi molto tempo, togliere molto tempo alla preghiera, questa riflessione di una scrittrice ebrea e comunista che fu eletta nelle liste del PC del 1983, Natalia Ginzburg, figlia di ebrei, ha vissuto il dramma delle leggi antisemitiche in Italia, è diventata una grande scrittrice famosa soprattutto per Lessico familiare. Ecco cosa scrive proprio sul quotidiano comunista il 22 marzo 1988. Dicono che il crocifisso deve essere tolto dalle aule della scuola. Il nostro è uno Stato laico che non ha diritto di imporre che nelle aule ci sia il crocifisso. Eppure a me dispiace che il crocifisso scompaia. Il crocifisso non genera nessuna discriminazione. Tace. È l'immagine della rivoluzione cristiana che ha sparso per il mondo l'idea dell'uguaglianza fra gli uomini, fino allora assente. La rivoluzione cristiana ha cambiato il mondo. Vogliamo forse negare che ha cambiato il mondo? Sono quasi 2000 anni che diciamo prima di Cristo e dopo Cristo. O vogliamo forse smettere di dire così? Il crocifisso non genera nessuna discriminazione. È muto e silenzioso. Dicono che da un crocifisso appeso al muro in classe possono sentirsi offesi gli scolari ebrei. Perché mai dovrebbero sentirsi offesi gli ebrei? Cristo non era forse un ebreo e un perseguitato? E non è forse morto nel martirio come è accaduto a milioni di ebrei nei lager? Il crocifisso è segno del dolore umano. La corona di spine e i chiodi evocano le sue sofferenze. La croce che pensiamo alta in cima al monte è il segno della solitudine della morte. Non conosco altri segni che dicano con tanta forza il senso del nostro umano destino. Il crocifisso fa parte della storia del mondo. Per i cattolici Gesù Cristo è il Figlio di Dio, per i non cattolici può essere semplicemente l'immagine di uno che è stato venduto, tradito, martoriato ed è morto sulla croce per amore di Dio e del prossimo. Chi è ateo cancella l'idea di Dio, ma conserva l'idea del prossimo. Gesù Cristo ha portato la croce. A tutti noi è accaduto o accade di portare sulle spalle il peso di una grande sventura. A questa sventura diamo il nome di croce, anche se non siamo cattolici, perché è troppo forte da troppi secoli è impressa l'idea della croce nel nostro pensiero. Tutti, cattolici e laici, portiamo o porteremo il peso di una sventura, versando sangue e lacrime e cercando di non crollare. Questo dice il crocifisso. Lo dice a tutti, mica solo ai cattolici.
Cari fratelli e sorelle, la croce parla davvero a tutti. La croce parla sempre. Per questo la Chiesa, il Venerdì Santo, per un'antica tradizione, fa la preghiera dei fedeli. Prima che nella liturgia ci fosse la preghiera dei fedeli, c'era già nel Venerdì Santo. Si prega per tutte le categorie di persone, per tutte le situazioni di vita. Quest'anno è stata inserita anche una preghiera per la pandemia, per liberarci dal contagio. È segno che il sangue di Cristo cade su tutta l'umanità per purificarla, per salvarla. Per questo, ecco, diciamo insieme, ti preghiamo, ascoltaci. Per tutta la Chiesa, Signore, donane unità e pace e proteggila su tutta la terra. Ti preghiamo, ascoltaci. Per il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti e i Diaconi, Signore, concedi loro vita e salute e conservali come guide e pastori del tuo popolo. Ti preghiamo, ascoltaci. Per tutti i battezzati e per i catecumeni che desiderano far parte della Chiesa, Signore, secondo il dono della tua grazia, fa che tutti i membri della comunità ti possano fedelmente servire. Ti preghiamo, ascoltaci. Per l'unità dei cristiani, Signore, raduna e custodisci tutti nell'unica tua Chiesa. Ti preghiamo, ascoltaci. Per i fratelli ebrei e per i non cristiani, Signore, aiuta i primi a progredire nella fedeltà alla tua alleanza e dona anche agli altri di camminare alla tua presenza. Ti preghiamo, ascoltaci. Per chi non crede in Dio, Signore, fa che vivendo con bontà e rettitudine di cuore giungano alla conoscenza del Dio vero. Ti preghiamo, ascoltaci. Per i governanti, Signore, illumina la loro mente e il loro cuore a cercare il bene comune nella vera libertà e nella vera pace. Ti preghiamo, ascoltaci. Per i poveri e i tribolati, soprattutto nel tempo presente, Signore, allontana la pandemia, scaccia la fame, dona la pace, estingui l'odio e la violenza, concedi salute agli ammalati, forza e sostegno agli operatori sanitari, speranza e conforto alle famiglie, salvezza eterna a coloro che sono morti. Ti preghiamo, ascoltaci. Ora con gli stessi sentimenti di Cristo Gesù portiamo nel cuore le sofferenze e le aspirazioni di tutti gli uomini e uniti a Lui preghiamo: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E diciamo insieme: ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Ecco, possiamo prendere la croce e baciarla in segno di venerazione e possiamo passarcela dicendo: ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Voglio concludere con un segno che viene suggerito dalla CEI, quello di segnarsi con la croce. Segniamoci soprattutto sulla fronte. Riceviamo la croce sulla fronte, Cristo ci protegga con il segno del suo amore per imparare a conoscerlo e a seguirlo. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua croce hai redento il mondo. Ci segniamo sugli orecchi, segniamoci con il segno di croce sugli orecchi per ascoltare la voce del Signore. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Ci segniamo con il segno della croce sugli occhi per vedere lo splendore del volto di Dio. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
Segniamoci con il segno della croce sulla bocca per rispondere alla parola di Dio. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Segniamoci con il segno della croce sul petto perché Cristo abiti per mezzo della fede nei nostri cuori. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Segniamoci con il segno della croce sulle spalle per sostenere il giogo soave di Cristo. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Scenda, o Padre, su tutti noi e sull'umanità intera la tua benedizione. Per la morte del tuo Figlio donaci il tuo perdono, consolaci con la tua grazia e sostienici nel cammino della vita. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buon venerdì santo, buon giorno di preghiera e di digiuno. Ricordiamoci, oggi è giorno di digiuno, per quanto è possibile rendiamo sobria la nostra mensa o togliamo noi più grandi proprio ecco ciò che è essenziale. Ceneremo questa sera dopo aver celebrato la passione del Signore.